Amici appassionati di calcio giovanile, buonasera dallo stadio dei Ferrovieri di Roma. Tutto pronto per il posticipo della sesta giornata del campionato Under 16 Elite. Per il girone A, il Club Olimpico Romano sfida il Cesano. Un saluto da Marco Reda. Primo giro palla del Cesano, inizia il match. Con l'apertura sulla sinistra, il rinvio della retroguardia del Club Olimpico Romano. Il tentativo col destro dalla lunga distanza. Pallone che finisce fuori. Ecco il cross in aria, il colpo di testa, fuori però, di Gianmarco Castrucci. Vannoli ruba l'ennesimo pallone, punta alla porta Vannoli, può andare a calciare Vannoli, la parata a terra di Riccioni. Il pallone che sfila poi il destro e c'è il vantaggio del Cesano con Pasini, la sblocca il numero 9, il primo gol in campionato, va avanti la squadra arancionera, 0-1. 1 contro 1 Pasini, in area di rigore, Pasini prova a calciare col sinistro. Che parata ha fatto qui Mariotti in calcio d'angolo. Inizia la ripresa di Club Olimpico Romano Cesano. Pallone subito lanciato in avanti. Fa buona guardia però la retroguardia degli arancioneri. Ecco il cross al centro. Il pallone che sfila, miracolo di Riccioni sul colpo di testa di Gualdi. Calcio d'angolo. Ancora Cesano. Si sgancia Pasini, pallone che finisce rasoterra in aria, il destro al volo di Del Balzo, la palla che rimbalza Mariotti, non perfetto, e c'è il tap-in, il 2-0 del Cesano con Giorgi che non perdona, doppietta per lui, 2-0. Il traversone profondo, colpo di testa, il salvataggio clamoroso sulla linea dopo lo stacco di Pitaffi. Non è finita però l'azione, Guido prova a far girare il pallone, Guido. Pallone fallo laterale. Mancinelli per Del Balzo. Vuole giocare per il numero 8. Del Balzo calcia! Palla fuori, di poco. Il tentativo di controllo di Pirritano e finisce qui. Cesano batte Club Olimpico Romano 2-0. Colpo grosso allo stadio dei Ferrovieri.